Ma la cosa più pazzesca è il fatto che siamo già arrivati a 250.000 iscritti qui su YouTube. Quindi fatemi partire con un bel ringraziamento ai fedelissimi, ci seguite davvero con costanza, e un benvenuto ai nuovi arrivati. Se non siete ancora iscritti, ovviamente iscrivetevi e attivate le notifiche, mi raccomando. In questi giorni ho giocato un po' con lui, Huawei P40 Pro, un prodotto che mi ha dato davvero moltissime soddisfazioni. E visto che siamo tutti quarantenati, ne ho approfittato per metterlo subito a confronto con lui, Huawei P30 Pro. Due smartphone molto molto completi, lui mi piace molto anche di più esteticamente, ma al tempo stesso mi ha dato anche qualche grattacavo, perché a differenza di P30 Pro mancano le Google App. Non è il primo telefono che provo senza Google App, però ovviamente io l'ho sentita la mancanza, perché sono ovviamente un utente Google, e quindi le applicazioni e i servizi di Google mi mancano su questo prodotto. Però sono sopravvissuto al tempo stesso, quindi se volete scollegarvi dall'ecosistema Google, oppure sapete che potete farne tranquillamente a meno, continuate a guardare questo video perché ne vale davvero la pena. Iniziamo. Ok, togliamoci subito il dente, come fatto per il Huawei P40 Lite. Anche qui non ci sono app e servizi di Google. Che cosa vuol dire? Che non c'è il Play Store, non c'è Gmail, Calendar, Drive, eccetera. E non funzionano anche le app che richiedono alcuni servizi Google, come le mappe, o l'accesso all'account Google, come YouTube. Quindi cambiano alcuni riferimenti. Per scaricare le app c'è App Gallery, per vedere i film c'è Huawei Video, ma potete usare anche Netflix o Disney Plus, per esempio. Per ascoltare musica c'è Huawei Music, ma potete installare anche Spotify o Amazon Music e via dicendo. Se però per alcune app classiche come email e calendario ci sono delle alternative preinstallate, per quelle molto orientate alla sicurezza o alla geolocalizzazione, come quelle bancarie o di food delivery, non sono disponibili su App Gallery, seppur dovrebbero arrivare prossimamente. Il consiglio cardine appena configurate uno smartphone Huawei è quello di installare da App Gallery l'applicazione TrovApp, che per ogni applicazione che cercate vi indica su quale store potete scaricarla, tra Amazon App Store o APK Pure, che sono due store alternativi di lunga data. Il primo ufficiale di Amazon, il secondo si occupa invece di raccogliere in maniera purtroppo poco ufficiale gli APK presenti sul Play Store. Una soluzione comunque interessante per evitare di perlustrare il web alla ricerca delle applicazioni preferite. Insomma, dovete essere consapevoli che l'assenza dei servizi Google non è proprio una passeggiata, ma al tempo stesso nemmeno così una tragedia. E questa, diciamo che è la prima differenza con Huawei P30 Pro, che invece ha e manterrà a vita i servizi di Google e le applicazioni, anche con futuri aggiornamenti. Ci realizzerò prossimamente un video sopra per aiutare a capire che cosa vuol dire non avere servizi e applicazioni di Google. Per il momento vi invito a guardare la recensione di Huawei P40 Lite, dove aggiungo qualche dettaglio. Ma facciamo due passi indietro e guardiamoli fianco a fianco col fratello dello scorso anno. Entrambi sono costruiti in metallo e vetro, ma è innegabile l'ennesima evoluzione fatta da Huawei. A livello di rifiniture e cura nei dettagli, questo Huawei P40 Pro stacca decisamente il P30 Pro. Lo si può notare dagli angoli di curvatura degli spigoli, ma anche dei bordi ancora più assottigliati attorno allo schermo, ridotti davvero al minimo. In termini di dimensioni, peso e quindi ergonomia siamo lì, molto molto simili, e questo è positivo perché il display di P40 Pro cresce leggermente come diagonale a conferma dei bordi più risicati. Un display, quello di P40 Pro, da riferimento sul mercato. Vi ho parlato dell'ottima qualità raggiunta da Samsung negli S20, che ha corretto quei piccoli problemi di sovrasaturazione, ma qui siamo un piccolo passo ancora più avanti, con angoli di visione perfetti e una escursione della luminosità più ampia. Sto cercando il pelo nel nuovo, lo so, ma su queste cifre sono proprio questi piccoli dettagli che contano. Due sbavature degne di nota, ma solo sulla carta, all'atto pratico, sono la risoluzione solo Full HD Plus e il refresh rate, che può passare da 60 a 90 Hz. Poca roba rispetto alla concorrenza, che guarda ai 120 Hz in Quad HD Plus. Mi viene in mente Oppo Find X2 Pro. Ma comunque una bella e piacevolissima evoluzione rispetto al P30 Pro, che invece non va oltre i 60 Hz. E proprio il refresh rate dona a P40 Pro quella sensazione di maggior fluidità e scorrevolezza nel sistema operativo, con animazioni e interazioni più liquide. Un'altra differenza abbastanza importante tra i due sta poi nel sensore di impronte, migliorato su
P40 Pro non solo nel riconoscimento, probabilmente grazie all'ampiezza del 30% maggiore rispetto a P30 Pro del sensore stesso, ma anche per una posizione più comoda, più centrale nello smartphone, più agevole, più a portata di pollice. Non sbaglia un colpo ed è decisamente rapido nello sblocco. Osservando lo schermo non passa poi inosservato il doppio foro in alto a sinistra, molto più ingombrante rispetto al gotch di P30 Pro, che anche lui non mi ha fatto mai impazzire. La cosa è però aggravata dall'assenza di un riconoscimento del volto 3D, che ne avrebbe perlomeno giustificato la presenza. C'è da fare però una precisazione, perché Huawei comunica che non c'è lo sblocco del volto 3D, ed effettivamente così è, perché lui utilizza sia la fotocamera frontale per lo sblocco, sia il sensore di profondità, il sensore ToF, sia l'infrarosso. Ovviamente dipende dalle situazioni, quindi ad esempio in questo momento che c'è tanta luminosità nell'ambiente, lui utilizza direttamente la fotocamera frontale, probabilmente anche in accoppiata col sensore di profondità. Ma non appena la luce cala, quindi anche di notte, lui riesce comunque a sbloccare col volto. Perché? Perché praticamente utilizza il trasmettitore infrarossi per illuminare il volto e poi il sensore di profondità per appunto rimappare il viso. E quindi cosa posso dirvi in sostanza? Che non c'è effettivamente uno sblocco 3D, o comunque non è forse sicuro quanto uno sblocco 3D, però è sicuramente il miglior sblocco 2D, perché lui non sblocca con una foto nemmeno a morire, e in più sblocca per l'appunto il volto anche di notte. Quindi diciamo che uno sblocco del volto più completo, peccato che non sia 3D. Come specifiche tecniche comunque non gli manca praticamente nulla. Il SoC è il Kirin 990 affiancato dal modem che supporta anche la rete 5G sia in modalità standalone che non standalone, certificato contro acqua e polvere IP68. Ricarica rapida 40W, ricarica wireless anch'essa a 40W, c'è la ricarica inversa, dual SIM, NFC, Wi-Fi 6 Plus, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna, espandibile tramite nano SD, insomma davvero al top. Ha anche il trasmettitore infrarossi per comandare altri dispositivi e la tecnologia Acoustic Display, che trasmette il suono tramite vibrazioni direttamente sullo schermo. Perdiamo così nella multimedialità la possibilità di avere un effetto stereo, ma in compenso è migliorata sia la qualità dello speaker principale con un suono ancora più corposo, sia la tecnologia sostituendo in maniera perfetta una capsula auricolare. Sentite qua. Ciao, sono Toby. Ti ricordiamo che puoi utilizzare anche scattante, reattivo, mai un impuntamento o un frame perso. Insomma, usare questo P40 Pro è davvero divertente in qualsiasi contesto. Huawei P30 Pro non è da meno sotto questo frangente, anche lui molto completo. Di diverso ha il processore, il comunque ottimo Kirin 980, un po' meno di memoria, ovvero 128GB, e niente Wi-Fi 6 e 5G. La batteria poi è da 4200 mAh su entrambi, e su questo aspetto di smartphone Huawei sono sempre delle grandi conferme. P40 Pro copre ampiamente la giornata lavorativa con anche più di 6-7 ore di schermo acceso, ma sono riuscito a fare anche 48 ore senza ricaricarlo con più di 5 ore e mezza di display acceso. Niente da dire insomma al riguardo. P30 Pro offre un risultato leggermente inferiore, ma parliamo comunque di 5-6 ore di schermo acceso. Lato software c'è la nuova MIUI 10.1 che verso metà aprile sarà rilasciata anche su Huawei P30 Pro. Le novità principali sono un rinnovato Always On Display maggiormente personalizzabile, una nuova sezione temi molto più ricca e variegata, ora un vero e proprio store per personalizzare il proprio smartphone, un multi-window richiamabile con una gesture laterale con una gestione più efficiente di questa modalità, infine l'assistente virtuale Cilia, che però al momento in Italia non è disponibile. Presenti invece tutte le classiche funzionalità all'interno delle impostazioni, come la modalità notte. Ho lasciato per ultimo il piatto forte. L'anno scorso abbiamo decretato Huawei P30 Pro come il miglior smartphone per quanto riguarda la fotografia. Beh, lui lo supera in diverse situazioni. E lo fa grazie a 4 sensori fotografici. Il primo è da 50 megapixel con apertura f1.9 stabilizzata otticamente, simulando con pixel binning pixel grandi 2,44 micrometri e filtro RYYB. Ultra grandangolare da 40 megapixel con apertura f1.8 invece il secondo sensore, mentre il terzo è il teleobiettivo con lenti a periscopio da 12 megapixel con zoom ottico 5x e apertura f3.4. In ultimo un sensore ToF. P30 Pro invece ha un sensore principale da 40 megapixel con apertura f1.8, ultra grandangolare da 20 megapixel f2.2 e teleobiettivo a lenti a periscopio con zoom ottico 5x apertura f3.4, anche qui il sensore ToF non manca.
Iniziamo a mettere a confronto le foto. Partiamo dalle macro, dove si possono notare le prime evidenti differenze: miglior bilanciamento del bianco, migliore gestione del magenta, i dettagli più netti. Seconda foto, anche qui la differenza è evidente, sfocato leggermente meglio su P30 Pro, che ha un'apertura leggerissimamente più ampia, ma nel complesso foto migliore quella di P40 Pro. Anche qui bilanciamento del bianco più corretto, guardate su P30 Pro come il vaso tende a diventare verde. Qui invece due foto praticamente uguali, molto belle e molto ben gestite su entrambi i dispositivi. Ultima macro, foto un po' più patinata per P30 Pro, ma più realistica e concreta per P40 Pro. Passiamo alle foto scattate invece in modalità notte, apparentemente identiche, ma se facciamo un crop sull'albero noteremo come P40 Pro ha gestito meglio i rami. Al tempo stesso, in questo caso si è perso per strada un po' di informazioni sui colori, come ad esempio il tetto rosso che è diventato praticamente grigio. Davvero un peccato. La situazione migliora con la fotocamera principale, che ha scattato una foto più realistica, mentre P30 Pro si è perso eccessivamente sulla tinta del giallo. Sul livello di zoom 5x nessun miracolo in questa modalità, molto simili allo stesso modo col 50x digitale. P40 Pro mostra leggermente un po' di rumore in più, segno che lato software si può ancora migliorare. Questa macro al buio invece è uscita meglio su P40 Pro, dove ancora una volta si vede la miglior gestione del bilanciamento del bianco, molto più azzeccato. Quest'ultima foto è stata scattata sempre in modalità notte e mette in imbarazzo P30 Pro. I colori di P40 Pro sono fedelissimi alla realtà e la foto in genere è stata gestita proprio meglio dal nuovo top di gamma. Chiudiamo con le foto in condizioni di luce favorevole. Qui vediamo sul cielo le nuvole e il caseggiato la miglior gamma dinamica di P40 Pro, che ha scattato una foto più piacevole e realistica, cosa che possiamo notare anche nella fotocamera grandangolare di quest'altra foto. Passiamo quindi allo zoom 50x e voilà, è evidente come in buone condizioni di luce la situazione cambi nello zoom ottico e digitale in favore di P40 Pro. Lo possiamo notare anche in queste altre foto, dove passiamo dallo zoom 5x al 10x per chiudere col 50x. Per darvi ancora meglio un'idea della capacità di P40 Pro, ecco un'ultima carrellata di foto dalla ultra grandangolare allo zoom 50x. In video si comportano in maniera molto similare, ma ci sono caratteristiche utili come l'audio zoom per catturare meglio i suoni durante la registrazione, la possibilità di arrivare a un massimo di 51.200 di ISO o di registrare ultra slow motion fino a 7.680 fps, in quanto la risoluzione supporta il 4K a 60 fps e anche video 4K in time lapse, mentre P30 Pro si ferma al 4K a 30 fps. Degna di nota la possibilità di utilizzare due fotocamere in combinata per registrare video e la possibilità di cambiare sensore durante la registrazione video, così da utilizzare la lente migliore per ogni livello di zoom. Unico difetto che ho trovato è una imprecisione tra l'anteprima mostrata a schermo e il registrato quando si passa sul teleobiettivo, ma Huawei mi ha comunicato che è in arrivo un fix software a riguardo, quindi penso che verrà subito corretto. 1049 euro, questo è il prezzo di listino di questo Huawei P40 Pro. Sembra più interessante il P40, che di listino costa 799 euro, ma perde tra le altre caratteristiche lo zoom a periscopio e guadagna uno zoom un po' più semplice 3x. Un prezzo alto, ma se lo comprate entro il 4 maggio, se non sbaglio, vi danno in regalo il Huawei Watch GT 2, che ha un prezzo di listino di circa 250 euro, e uno speaker Bluetooth. Quindi netto questo P40 Pro lo andate a pagare circa 750 euro. 750 euro che a confronto dei 500 euro di P30 Pro, dato che si trova più o meno a questo prezzo, la differenza di prezzo non è poi così particolarmente alta. E devo dire che sembra valerli 250 euro in più questo P40 Pro rispetto al P30 Pro. Ovviamente sto considerando il prezzo della promozione e non il prezzo di listino, perché ovviamente 500 euro sono tanti per giustificare qualsiasi differenza. Lui comunque è molto completo, come avete visto, non gli manca praticamente nulla se non le Google App, e questa rimane l'unico grande punto di domanda che probabilmente ognuno di voi troverà una risposta. C'è chi utilizza davvero molto i servizi di Google e quindi non può farne a meno, c'è chi invece li utilizza un po' e un po' e quindi magari può soppiantare con i servizi di Google tramite browser, banalmente, oppure c'è chi magari vuole proprio scollarsi dal mondo di Google e entrare in un nuovo ecosistema, nell'ecosistema in questo caso di Huawei, e anche questo potrebbe essere una
un oggetto di riflessione, ma al riguardo, come vi ho già detto, vi parlerò in un prossimo video dove vi mostro quali sono effettivamente le lacune e i rimedi a questa mancanza su questi prodotti di Huawei. Insomma, a voi la scelta, grandi difetti a livello tecnico su questo P40 Pro non ho visti. Ovviamente si poteva puntare sui 120 Hz per il refresh rate, si poteva aggiungere il foro per il jack da 3,5, si poteva migliorare forse la vibrazione, che è molto buona ma non al top come magari potrebbe essere un Pixel 4. Insomma, ci sono proprio delle piccolissime sbavature, ma che oltre a questo vi ho sottolineato all'interno della recensione. E questo era davvero tutto ciò che volevo dirvi riguardo Huawei P40 Pro. Spero di aver chiarito un po' tutti gli aspetti. Ovviamente, se avete altre domande, fatele nei commenti e vi invito ovviamente a lasciare un bel like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo contenuto. Un saluto da Michael per tuttoandroid.net.